6 concorrenti, un'isola, tante sfide, situazioni estreme. Cacciano? Noi abbiamo il video, io la denuncio questa, non me ne frega un c***o, la porto in tribunale. Ma soprattutto, un solo vincitore. Diamo ufficialmente inizio all'isola dei non famosi. Per fortuna posso parlare senza che nessuno mi senta, dato che Cap e Casu e Aka in questo momento non ci sono. Innanzitutto io dormo sul divano, ragazzi. Ci abbiamo preso una casa e io sono l'unico stronzo a dormire sul divano. Questa cosa è una cosa veramente clamorosa. Ma la cosa che fa ancora più ridere è che dormo su un divano staccato, scomodo. Quindi raga, io ogni volta per dormire devo stare tipo fermo così. Sto tipo in un angolo fermo così. Il divano mentre dormo si muove. Infatti ogni mattina sono l'unico che si sveglia alle 11:30. Seconda cosa, il problema della casa è che abbiamo da mangiare solo ed esclusivamente pasta, solo pasta abbiamo. Questa è la spesa per la villa dei famosi. Oh, no, l'isola dei non famosi. È tutto gratis, vero, per la produzione? Hola, puedo? Thank you very much. E ditele che all'isola dei non famosi non vi do da mangiare, dai. Uso il codice sconto Captain Blazer. Bye bye. Comunque ringraziamo l'isola dei non famosi per essere sponsorizzata dalla Barilla, che ha pagato ogni singola spesa. Un applauso! Bravo Barilla! Cap ha iniziato a scherzare un po' troppo e non sapeva che da lì a poco avrebbe preso un pugno sul naso. Non so chi cazzo mi abbia portato qui, però evidentemente devo parlare con voi, amici. Ormai è una settimana che siamo su quest'isola e le cose stanno procedendo piuttosto bene, devo essere sincero. Derbyar! Derbyar, did you brush my dick? Derbyar! Che cazzo c'è? Why you don't clean? You don't clean nothing! Serbian, you need to clean your... He's a parasite! I don't want it in this home! You don't clean... Fuck off! Fuck off! Hi. Ciao, sono Cosimo. Ci sono... molti ragazzi spagnoli. Questo è il primo problema dell'isola di Tenerife, perché noi siamo venuti qua per cercare un po' di... E non c'è figa, solo cazzo. Aspettate. Un altro grande problema, ragazzi, è il fatto che se noi andiamo dai ragazzi spagnoli a chiedergli dove possiamo trovare un po' di figa, c'è un altro problema, perché forse a loro piace il cazzo, io non lo so. E ora invece di parlare di figa stanno parlando di cripto. Questa è la vita, fratello, questa è la vita. Io torno in Italia. Qui all'isola dei non famosi i naufraghi dovranno affrontare una challenge molto estrema per guadagnare il loro vivere. La challenge consiste nel colpire le prede, le tipe quindi. Cazzo, non guardano. Ma non sei minaccioso di avere il baffetto. Guarda cica, mano in alto. Mano in alto. Mano in alto. Hai sparo. Mano in alto. E ora togliere reggiseno. Mano in alto. Buenos dias. È arrivato il momento di importunare un po' di cicca e spagnolitta. Oh, due tette. Il problema che è. Oh, altre tette, raga. Ci hanno odiato. Siamo in più odiati nella spiaggia. Siamo appena arrivati. Tenerife è un'isola perfetta per chi vuole venire in vacanza per rimorchiare. La prima sera a Las Veronicas, infatti, dopo che abbiamo sentito una tipa parlare un misto tra inglese, tedesco e marocchino, ci siamo resi conto che scopare è impossibile. Impossibile. E dopo numerose lamentele dei concorrenti, la produzione ha deciso di far entrare nell'isola dei non famosi due TikToker famose. Ma purtroppo uno dei concorrenti non le vedrà mai, perché verrà eliminato prima del loro arrivo. Non abbiamo più asciugamani puliti, dobbiamo rubarli alle altre case. Fra... vai, vai, non c'è nessuno. Ti sto coprendo, guarda. Vai, 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 corri, 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 corri. Fra, è importante che adesso censuri il mio cazzo fondamentale. C'è neanche un cazzo di asciugamano. Ma porca di quella tra... La convivenza con gli altri non è facile. Non so se resisterò a lungo. È difficile. È un'esperienza tosta. Non lo so, mi manca la famiglia, mi mancano i miei affetti. Vorrei tanto
poter parlare con una figura femminile. Ma vedo solamente un gran pelo, un sacco di mazze, un sacco di palle. Un problema reale della convivenza è il cagare. E non parlo solo del fatto che Zerbi usa solo il mio bagno esclusivamente per fare le sue mega cagate. Parlo anche del fatto che non ti puoi pulire il culo, perché siamo in una regione senza bidet. E non so qui la gente come cazzo faccia ad andare in giro. Il problema di cagare, ragazzi, è un problema abbastanza grosso. Perché? Perché sono l'unico stra, chiaramente, che stando in sala non ha il bagno. Quindi per cagare ogni volta devo andare o nel bagno di capo, o nel bagno di Aka, o nel bagno di Kasu. Quindi ogni volta appena uno non c'è, io devo entrare di nascosto nel bagno, chiudermi dentro chiave, fare quello che devo fare e poi riuscire sperando che nessuno se ne accorga. Questa qui è una cosa importante da tenere a mente per la sopravvivenza in questa casa Tenerife. Ed è proprio colpa di una cagata se d'ora in avanti tutto va a rotoli. Ha fatto la sua. C'è un problema, Samu. A quello che davvero le piace. Samu. Sì? C'è un problema. Ho appena cagato nel tuo bagno. Questa è una dichiarazione d'amore importante. Fra, ti consiglio di non entrare. Ora! Abbiamo detto, veniamo a Tenerife in un villaggio, no? Un villaggio con tante case, tanta gente, tanta disponibilità di fregna. Finora abbiamo incontrato solo un palumpa che si arrampicavano sulle banane. Prosecati. Oh, dai. Vai, passaci, Galano. Ma perché stai lanciando una pietra? Vai. Non lo so. Aspetta, piano. Oh! L'habitat naturale della scimmia. Ci troviamo a Tenerife. La scimmia. Fra, solo 2 metri di salto, tranquillo. Mamma mia, che muscoli. Che uomo. Bitches. In casa nostra c'è una concentrazione di par livello di cagate e testosterone. Non è presente un ormone femminile neanche se prendi un binocolo e te lo ficchi dritto dentro negli occhi. Ma poi si chiama Playa della Trocca. Bravo, bravo. Cioè, te hai capito tutto. Ma Playa della Trocca. Sì. Ti aspetti comunque un servizio un po' più. Più accogliente. Più caldo. Cioè, abbiamo solamente schizzato acqua addosso alle persone. Non è che siamo andati lì. Io voglio schizzare. Difficile. È davvero complicato. Non so se te la farò. Non c'è neanche il bidet. Che cosa stai per fare? It's a prank, sorry. Non si può mangiare il McDonald's sulla sabbia. Dopo si pulisce. Ma prima dell'arrivo delle due TikToker, i concorrenti verranno cacciati dalla loro casa per aver fatto un'altra cagata. Ragazzi, allora, abbiamo appurato solo una cosa. Non vogliamo chiavare, porco. No. Zerbi ha solo una cosa in testa, chiavare. Ma non si chiava Tenerife. Vabbè, la strada è andata male. Cosa ci può capitare di peggio? Cazzo! Perché ho detto questa frase? Non dovevo dirla. Cosa è successo? La mattina stessa mi sveglio con le urla di Aka. Aka, cosa è successo? Ci cacciano? Cioè, in che senso? Ma perché ci cacciano? Perché è tutto sporco. Ah, perché è entrata in casa e hai visto che è sporco. Dieci chiamate perse da tua mamma. Io mia mamma non la chiamo. Cioè io ho paura in questo momento di chiamare mia mamma. Allora prova a chiamarla, Fra. La proprietaria, raga, la proprietaria. Li ha fatti da fuori, ho visto il video, l'ha fatto da fuori mentre il Zerbi dormiva. Cioè lei così. Ma perché ha fatto il video mentre io dormivo? Cioè sta... Raga, ieri sera è venuta... Cioè era con noi e stava bevendo con noi e si divertiva, esatto, con noi. Nel frattempo registravi... Grazie Zerbi. Allora, a voi l'ha detto ieri sera. Praticamente ieri cosa è successo? Cristina è arrivata,
quinto Airbnb in cui mi hanno spostato fuori in 5 mesi. Io devo scrivere col traduttore in inglese per farla con la proprietaria. Sì, ma se tu me l'affitti, io te la riconsegno Linda. Io la casa nei giorni prima la posso anche radere al suolo e ricostruire da zero. C'è l'altra. Noi, raga, era stra simpatica ieri. Cioè, Cristina, mamma, ieri è come se... Ti giuro, è incredibile. Ieri stava festeggiando con noi. Stamattina mi sveglio. Aiutava a rimorchiare le ragazze che erano qui, ma... Ti riesci a informare sulle norme spagnole? Se è possibile filmare attraverso il vetro una persona all'interno della casa? Perché se noi abbiamo il video, io la denuncio questa, non me ne frega un cazzo. La porto in tribunale e mi faccio fare un botto di soldi. Grazie per la tristezza, mi ero addormentato sul divano. Dobbiamo trovare un albergo. All me are familiar places, all places. Ce ne stiamo andando via. La macchina è poco piena anche. I naufraghi finalmente hanno trovato una nuova dimora. Più coglioni di contento adesso che ci fa soltanto la porca di porca di fondi. Ok, così siamo più sicuri. Comunque qui, cioè, non si può stare. Ci hanno scacciato fuori da 2 case. Gli hotel, tutta la gente passa. Si è organizzati malissimo. E soprattutto la cosa più importante, non c'è una tipa. Non c'è una tipa, ragazzi. Cioè, mi sto innamorando dei maschi. Perché non c'è una tipa. Mi sono fatti coglioni. No, Zerbi. No, Zerbi. Ma dove vai? Fai serio. Dai, ma dove vai? Ma fra, vado a casa, ma quando siamo, fra, non ci sono tipi, ci sono dei bambini di 6 anni. Ti cacceranno anche da questa casa, lo so, fra. Cioè, ah, minchia, pessimista. Cioè, sto spendendo solo soldi in hotel. Sì, ma che cazzo vuol dire? Dai, Zerbi. Vi divertiamo, l'isola dei non famosi. Ma di un aeroporto, dai, ciao, bello, ci mettiamo in Italia. Zerbi perderà l'aereo. Vivrà per un mese sotto i ponti, dopodiché verrà sbranato dai lupi. È l'8 luglio e sono le 19:28. Zerbi ha deciso di abbandonare l'isola dei non famosi. Non trovo il biglietto, sulla mail non c'è, fra, ma come cazzo può essere in tutta la vita, però? È l'8 luglio e sono passati solo 20 minuti ed è arrivata Giada Bosetti. Ma questo Zerbia non lo saprà mai. Buon pomeriggio, piacere. Piacere.